prendi questo, io ne posso. Sì, ma se lo ti chiedo. No, no, questo e qua. No, Bertolini ha da fare con lei, sì, e anche tu, e anche tu, la parte questo in fondo che è quella pregnante. Guinte con rigore, ti puoi affrancare la Sofia però. Vai vicino alla Sofia. Lo fai vicino, oh, perdon, vicino a lei. Questa è la terza volta che lo piglio. Dai. Sofia, tu ce l'hai il testo? Sì, sì. Lo puoi vedere con te? Sì, anch'io ho dovuto vederlo. Sì, anch'io. Vabbè, buona la prima. Buona la prima. Mi sa che sarà buona la prima. Ok, ok. Ragazzi, si parte. I disastri sono sempre di più, con tutte queste case che vengono giù. In questo modo avanti non si va, questa nostra terra non si sopporterà. E col passare degli anni abbiamo causato molti danni che hanno fatto tanto male, e non dobbiamo continuare ma provare, cercare, tentare di sanare, perché siamo in bilico, in situazione di pericolo. Il territorio ne risente ma lo ignora tutta la gente. La protezione civile sa come fare, invita anche noi a collaborare. È arrivato il momento di imparare per prevenire e intervenire. Il nostro territorio è fragile, ma proteggere è possibile. Forza ragazzi, che aspettiamo, ora è il momento che ci impegniamo. Avanti così, dai raga, mettiamo la quarta, si riparte. I vigili del fuoco sono venuti con lo scopo di insegnarci le regole da seguire. Caso il terremoto ci ha detto che tutti quanti della protezione civile siamo partecipanti. Quando un incendio avvistiamo, il 115 subito avvisiamo. Con il fuoco non scherziamo e soprattutto non lo provochiamo. Con i rischi non si rischia, ma qualcuno se ne infischia. Ma noi no, noi ragioniamo e il buon senso utilizziamo. Ragazzi ragioniamo, con la vita non giochiamo, se c'è allerta che facciamo? Nello scantinato non andiamo, ma i piani alti raggiungiamo. E se il terreno può scivolare giù, non stiamo qui a fare cucù. Alziamo i tacchi e andiamo via, in un posto sicuro, aperto in compagnia. E voi adulti, per favore, costruite con rigore. Non pensate solo al denaro, ma al bene più prezioso che è la vita di ogni uomo. E se un fiume vuole sondare, lasciategli lo spazio per poterlo fare. Ma dove andate a costruire? Scegliete altri posti, per favore. Capito? Con i rischi non si rischia, ma qualcuno se ne infischia. Ma noi no, noi ragioniamo e il buon senso utilizziamo. Con i rischi non si rischia, ma qualcuno se ne infischia. Ma noi no, noi ragioniamo e il buon senso utilizziamo. Con i rischi non si rischia, 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 non si rischia, non si rischia, non si rischia. Thank you.